Oggi si parte tutti dalla stessa linea. Posizioni e punti della stagione passata sono solo un ricordo lontano e non hanno più alcuna rilevanza. Oggi la mente di tutti è rivolta all'obiettivo finale, anche se ancora lontano. C'è euforia e ottimismo. E con questa la palla. Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Qui sembra quasi che vogliano andare in porta col pallone. Romagnoli. Cerca la profondità. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Mancuso. Può andare. E il punteggio ancora inchiodato sullo 0-0. Occhio. Bella parata. Lungo passaggio in avanti. Prova a giocarla in profondità. Occhio al cross. Decide di non rischiare. Mancuso. Occasione da rete. E c'è un palo. Autogol, ma come ha fatto? Un errore incredibile. L'autogol è sempre frustrante per chi lo fa. Ti senti in colpa per aver deluso i compagni. Hanno trovato il gol, anche se devono ovviamente ringraziare un po' di fortuna. È la cosa logica da fare a questo punto della partita, dare un giro di vite in fase di contenimento e limitare i danni. Riceve un pallone interessante. Alla peggio nello scontro di forza. Questo è fallo, non ha dubbi l'arbitro. Brutto l'intervento, adesso inevitabile, arriva anche la sanzione. Cartellino giallo per lui. Sfortunati qui. La conclusione è uscita. Peccato, almeno avrebbe potuto impegnare il portiere. Spulaz. La gioca in profondità. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. L'arbitro indica chiaramente la rimessa. Scavone. Scodella in avanti. Opportunità di ripartire. Spulaz. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. C'è ancora tempo per andare a caccia del pareggio prima del fischio di metà partita. Fa del suo meglio per allontanare il pericolo. Palla di nuovo sotto il loro controllo. C'è fallo. Perfetta la parata.
preso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applauso. Romagnoli, crociata, Stulaz fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Riesce a mettere fuori. Stulaz cerca l'uomo là davanti. Romagnoli. C'è la palla lunga in avanti. Ottimo intervento. Ha fisso il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Stulaz di forza. Lancio lungo del portiere. Ed ecco che arriva il fischio che decreta la fine del primo tempo. E l'arbitro fischia l'inizio della seconda frazione di gioco. La squadra in svantaggio non deve innervosirsi e gettarsi in avanti in modo scomposto. C'è ancora tutto il secondo tempo per ribaltare il risultato. Mancuso! E il portiere ci mette una pezza. Ottima giocata. Ottimo dribbling. Crociata. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Mancu. Il portiere si oppone. Ottima la parata del portiere. Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava, Fabio. E va a colpire di testa. Colpo di testa che si perde sul fondo. Camporese. Mancuso. Scavone. Prova a metterci il piede. Decidono di giocarla all'indietro. Nicolau. Pallone lungo in verticale. Mancuso. Occhio al tiro. Hanno trovato il gol. Questa adesso è una seria ipoteca sulla partita. Situazioni come queste le sai sfruttare quando le prepari bene in allenamento. Sono passati da recupero a conclusione vincente in pochi secondi, con il risultato che abbiamo visto. L'Empoli può gestire un comodo vantaggio di due reti. Con questo gol possono affrontare il match con maggiore tranquillità. Scavone. Il portiere vince di nuovo.
Mancuso. Allarga il gioco a destra. Si libera la grande. Continua ad avanzare verso l'area. Cross verso il centro. Il cross attraversa tutta l'area da parte a parte. Decide di sfruttare la fascia. Crociata. Vediamo se può capitare. Mancuso! Bel tiro, ma sul portiere. Bel tiro, ma troppo centrale. Scavone. Difesa energica e decisa. Romagnoli. Palla giocata in verticale. Camporese legge bene l'azione, blocca il pallone. E l'arbitro assegna un calcio di punizione a seguito del fallo. Niente cartellino in questa occasione, ma l'arbitro non gli risparmia una ramanzina. Ci prova di testa. Questo gol rientrano decisamente in partita. E nonostante la pressione della difesa non ha perso la calma e ha messo la palla in rete. Che giocatore! Gli avversari non lo lasciavano respirare, ma lui se li è mangiati. Ha dimostrato classe e ottima forma fisica. C'è solo un gol adesso a separare le due squadre. Questo gol riaccende le loro speranze. Ora faranno tutto il possibile per pareggiare. Non riesce a mantenere il possesso. Crociata. Di forza. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Calcio di punizione per l'Empoli. Prova direttamente. Prova a tirare. Crociata. L'appoggio sulla fascia. Sono al costante inseguimento della palla. Non è un buon segno questo. Ha portato scompiglio, ma la difesa... Nicolau. Prova a verticalizzare. Stulaz. Crociata. Stulaz. Crociata. Scodella in avanti. La difesa adesso sta lavorando un po' meglio. Nicolau. Posso capire che la situazione non sia delle migliori, ma certo devono trovare la forza di reagire in qualche modo, altrimenti tutto è perduto. A questo punto possono solo gettarsi in avanti e sperare nel miracolo. Stulaz. Gioca una palla lunga. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Opta per il lancio lungo. Conclusione. Ha segnato. A questo punto il gol è una vera mazzata per gli avversari. Un 1-2 ben fatto, che ha sorpreso la difesa e lo ha messo in condizione di andare in rete. E a questo punto forse possiamo considerare chiusa la partita. Sì, direi quasi che è tutto deciso. Iniziativa promettente, ma gli avversari hanno fatto buona guardia. Chance e Pignoli salva i suoi. Spazza il più lontano possibile. Buona la conclusione. Cerca cross. Si fa trovare al posto giusto. Ci prova. Un sacco gol pesantissimo trovato nel finale per Giunta. Una bella conclusione, non c'è che dire, ma non posso che immedesimarmi nel portiere.
secondo me non è riuscito a vederla partire. E ora è tutto di nuovo possibile, davvero un gran finale. Stulaz. Siamo in pieno recupero, non manca molto alla fine ormai. Romagnoli. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. L'allenatore decide che è il momento di inserire forze fresche. Sostituzione comprensibile. Sembrava molto stanco, meglio far entrare un giocatore fresco. Scavone. Dal tiro! Ottimo tentativo, ma non trova il gol. Esito sfortunato, ma ha spaventato non poco gli avversari. È tutto.